Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego quali sono i fattori di rischio per il glaucoma ad angolo aperto. Il glaucoma ad angolo aperto è una condizione oftalmica in cui la pressione intraoculare aumenta gradualmente nel tempo, danneggiando il nervo ottico e causando la perdita progressiva della vista. Questa forma di glaucoma è la più comune ed è spesso asintomatica nelle fasi iniziali, il che rende importante la diagnosi precoce. I fattori di rischio per il glaucoma ad angolo aperto includono: età avanzata. Il rischio di sviluppare il glaucoma aumenta con l'età. Il glaucoma ad angolo aperto è più comune tra le persone sopra i 60 anni. Storia familiare. L'ereditarietà gioca un ruolo importante nel glaucoma. Se ci sono casi di glaucoma in famiglia, si può avere un rischio maggiore di sviluppare la condizione. Razza ed etnia. Alcune etnie, in particolare le persone di discendenza africana, hanno un rischio maggiore di sviluppare il glaucoma ad angolo aperto. Questa forma di glaucoma può manifestarsi in età più giovane e progredire più rapidamente in queste popolazioni. Pressione intraoculare elevata. L'incremento della pressione intraoculare è un fattore di rischio noto per il glaucoma ad angolo aperto. Tuttavia, non tutte le persone con pressione intraoculare elevata sviluppano la condizione, e il glaucoma può verificarsi anche con pressioni normali o basse. Diabete. Il diabete può aumentare il rischio di glaucoma. Ipertensione arteriosa. L'ipertensione, pressione sanguigna elevata, è stata associata a un aumentato rischio di glaucoma. Miopia elevata. Le persone con miopia elevata, nearsightedness, possono essere più suscettibili al glaucoma ad angolo aperto. Storia di lesioni o traumi oculari. Lesioni o traumi agli occhi possono aumentare il rischio di glaucoma. Utilizzo prolungato di corticosteroidi. L'uso prolungato di farmaci corticosteroidi, sia sotto forma di colliri che in altre forme, può aumentare il rischio di glaucoma. Problemi vascolari. Condizioni come l'aterosclerosi o altri disturbi vascolari possono influenzare la circolazione sanguigna nell'occhio, contribuendo al rischio di glaucoma. È importante sottolineare che il glaucoma ad angolo aperto può svilupparsi in persone senza alcun fattore di rischio noto, quindi è fondamentale che tutti gli adulti, in particolare quelli di età superiore ai 40 anni, si sottopongano a esami oftalmologici regolari. La diagnosi precoce e la gestione adeguata del glaucoma possono aiutare a prevenire la progressione della malattia e preservare la vista. Se si ha una storia familiare di glaucoma o si hanno altri fattori di rischio, è particolarmente importante sottoporsi a esami oftalmologici regolari. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze offrendo un servizio utile alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.